Ah, magari. non regista però, Ah, Andrea. pronti? Pronti, andiamo. Buongiorno, buongiorno. Oggi 27 gennaio 2021, seduta del Consiglio della terza circoscrizione del Comune di Palermo, registrata al sito webmaster e visibile al sito istituzionale del Comune di Palermo. Prego, dottoressa Calderone, possiamo predisporre l'appello? Allora, predisponiamo l'appello della seduta del Consiglio della terza circoscrizione di giorno 27 gennaio 2021, ore 9 e 26. Cominciamo dal Presidente Sant'Angelo. Presente. Bulemi. Presente. Adelfio. Bruschetta. Ilardi. Ester. Presente. Quartararo. Rappa. Presente. Tarantino. Tarantino si deve ricollegare perché non... Sì, ma non è collegato in questo momento. Appena è Sì. No, non è collegato. collegato, no, no, non è collegato. Terranova. Presente. Sono presenti 9 consiglieri su 10, il numero legale c'è. Tarantino si è Tarantino. Sì, è ricollegato. Consigliere Tarantino. Tarantino. Niente, evidentemente ha problemi di collegamenti, problemi di rete. Allora, al momento siete presenti in 9, il numero legale c'è. Il presidente può procedere alla nomina degli scrutatori. E naturalmente dobbiamo prestare il nostro consenso ad utilizzare la nostra immagine e vigente in materia. Consigliere Tarantino, io lo vedo. Tarantino. Sì, ma ha problemi di connessione. Vabbè, intanto noi Presente, procediamo, non appena lui... Perfetto, perfetto, perfetto. presente. Quindi siete in 10. Perfetto. Grazie, dottoressa Calderone. Sì, procediamo alla nomina degli scrutatori. Consigliere? Sì, prego. Spegniamo i microfoni. Consigliere Terranova, consigliere Rappa e Adelfio. Dottoressa Calderone, possiamo leggere Presidente, le mi liste scusi, dei consiglieri? Sì, prego. Sì, Presidente, prego, prego, consigliere. prima di iniziare volevo fare una riflessione, Presidente, sulla giornata di oggi, mi consente? Della Sì. memoria. Ah, sì, prego. Posso? Sì, assolutamente. Sì, oggi 27 gennaio 2021 è il giorno della memoria, è la giornata della Shoah e di milioni di vittime di uno dei più grandi genocidi della storia. È una data simbolo. 76 anni fa, il 27 gennaio del 45, le truppe sovietiche armate rosse abbattono i cancelli di Auschwitz, rivelando al mondo per la prima volta la realtà del genocidio. Il giorno della memoria è un riconoscimento pubblico e collettivo di un fatto grave di cui l'Europa e l'Italia sono stati complici, colpevoli e conviventi. La memoria della Shoah non ricorda soltanto il popolo ebraico, ma è un fatto universale che riguarda tutti. L'umanità. Questo giorno rappresenta un'occasione di riflessione su una storia che ci riguarda da vicino, conoscere, ricordare per non dimenticare. Lo scopo principale non è celebrativo, la memoria serve per difendere la democrazia, la memoria serve affinché il ricordo di atrocità del passato non si ripetano più nella storia dell'umanità. Proprio per questo la ringrazio, Presidente, tutti i colleghi consiglieri, per alcuni attimi di silenzio. Grazie. Presidente, può Sì, procedere, grazie. grazie, grazie consigliere. Prego, dottoressa Calderone, possiamo procedere con la lettura delle richieste dei consiglieri, se ce ne sono. Sì, ho una richiesta di ripristino di luce in via Santa Maria di Gesù, via Brasca e via Falsomiele. Con la sottoscritto consigliere della terza circoscrizione Francesco Terranova, a seguito delle segnalazioni dei cittadini residenti,
sollecita un intervento dell'AMG per il ripristino dei punti luce non funzionanti lungo la via Santa Maria di Gesù, lato Monte del Viale Regione Siciliana, via Brasca e via Falsomiere, da via Santa Maria di Gesù alla via Belmonte. Chiavelli, certi di un positivo riscontro, porto di cordiale salute. Ci sono altre richieste? No. Altre comunicazioni nell'ambito delle comunicazioni da parte dei consiglieri? No. Possiamo procedere alla lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione. Grazie, dottoressa. Prego. Allora, un attimo, solo che si apre. Allora, il verbale è quello del 25 gennaio 2021. L'anno 2021, il giorno 25 del mese di gennaio, alle ore 9, si è riunito il Consiglio della Terza Circoscrizione in modalità telematica, mediante collegamento a distanza, senza l'articolo 73, comma 1, del decreto legge numero 18, il 17 del 2020, senza le circolari numero 8, 10 e 11 dell'Assessorato delle Autonomie Locali in Regione Siciliana, nonché la disposizione numero 7 del 24 maggio 2020, il Presidente del Consiglio Comunale di Palermo, con avviso di convocazione protocollo numero 2024 del 13 gennaio 2021 per procedere alla trattazione degli argomenti all'ordine. Presiede la seduta il Presidente Sant'Angelo, partecipa il segretario e funzionario Maria Calderone, redige il verbale il collaboratore amministrativo signora Sarica. Il Presidente alle 9.31 apre la seduta e procede alla chiama dell'appello. Risultano pertanto presenti i signori consiglieri Adecchio, Bruschetta, Pulè, Milardi, Quartararo, Sant'Angelo e Tarantino. Risultano presenti 7 consiglieri. Verificata la presenza del quorum strutturale per la validità della seduta, il Presidente pone in votazione il collegio degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Bruschetta, Lardi e Quartararo. La nomina degli scrutatori è approvata all'unanimità del Presidente. Si passa al primo punto dell'ODG, ovvero comunicazione del Presidente, dando lettura di alcune richieste inviate dai consiglieri al Presidente per le successive note competenti. Richiesta al ripristino punto luce spenta in via Guido Rossa, angolo con via Montilo, per firma il consigliere Tarantino. Richiesta urgente sollecito fuoriuscita Liquami, ramo Fognario, in via della Martora, angolo con via del Castoro, a firma il consigliere Tarantino. Richiesta al ripristino punto luce via dell'Arte numero 1, a firma il consigliere Gulemi. Richiesta rimozione rifiuti ingombranti in via Giovanni Campristi di fronte al civico numero 10, marciapiede limitrofo scuola Oberdam, a firma del consigliere Quartararo. Richiesta luce spento in via Borriposo numero 78, a firma del consigliere Quartararo. Richiesta rimozione rifiuti ingombranti in via Cirillo numero 5, a firma del consigliere Bruschetta. Alle 9.36 entra in collegamento il consigliere Terranova. Presente 8 consiglieri. Si passa al secondo punto all'ODG. Approvazione verbale della seduta precedente con la lettura del verbale relativo al giorno 20 gennaio 2021, approvata alle 9.42 per appello nominale, cui esito il seguente: 28, 88 voti favorevoli, 8. Alle 9.43 esce il Presidente Sant'Angelo. Risultano 7 consiglieri. Presiede alla seduta il vicepresidente Gulemi. Partecipa in qualità di segretario il funzionario Maria Calderone e redige il verbale alla signora Presidente. Chiedo ottiene la parola il consigliere Lardi, che informa il consiglio che è effettuato il sopralluogo in via Casale Settimo ed è venuto a conoscenza che la richiesta del divieto di sosta nasce dall'istanza di un residente, in quanto davanti al cancello della sua abitazione vi sono sempre macchine posteggiate, per cui è costretto a fare molte manovre. Per questo ha inoltrato la richiesta competenti. I cittadini residenti non vogliono però questo divieto perché vi sono alcuni residenti disabili, pertanto chiedo alla Presidenza se sia possibile contattare gli uffici residenti per vedere se si possa rimodulare questo divieto. Quindi la parola al consigliere Quartararo, che dichiara che la sua è una pensa che la richiesta del cittadino sia stata il motivo scatenante, ma una volta che è stato eseguito il sopralluogo all'ufficio della mobilità e traffico, considerato che la strada è a doppio senso e non è una carreggiata di 6 metri con le auto posteggiate, è stato imposto il divieto per tutta la via, poiché è applicato il codice della strada. A chiedere in seguito
alla verifica degli uffici preposti e sapere no, se si può fare per un breve tratto. Consigliere Lardi replica che la strada non ha le dimensioni che prevede il codice della strada. Chiedo ottiene la parola al consigliere Quartararo, che specifica che lo stesso problema è sorto in via Loi. Una volta che viene coinvolto l'ufficio competente, fatte le verifiche, ovviamente poi gli uffici competenti si attengono alle norme del codice della strada. Alle 9.50 entra in collegamento la consigliera Rappa, risultano presenti 8 consiglieri. Chiede la parola alla consigliera Rappa, che ricorda che tempo fa questa problematica era stata affrontata in consiglio in quanto scaturita dalla famiglia di un disabile. Infatti il pulmino incontrava difficoltà a transitare nella via e i genitori erano costretti ad accompagnare il figlio. Oltre alla parere, anche stavolta la richiesta viene sicuramente dai residenti. Chiedo la parola al consigliere Lardi, che ribadisce che i residenti non vogliono questo divieto perché non c'è lo spazio dove posteggiare. Chiedo la parola al consigliere Bruschetta, che specifica che è normale che dopo il sopralluogo dei tecnici della mobilità urbana, non avendo le strade, le caratteristiche del codice della strada, il divieto. Il presidente dichiara che occorre conoscere l'ordinanza per esprimere pareri. Chiede la parola al consigliere Tarantino, che vuole informare il consiglio di una problematica grave che insiste nel quartiere Bonaggio, ovvero in via della Martoro, angolo con via del Castoro, dove vi è una fuoriuscita di liquami da circa un mese. I liquami si riversano per strada. E considerato che nelle vicinanze vi è ubicata la scuola Bonaggio, la situazione è insostenibile e può creare un documento ai cittadini, nonostante siano state presentate le dovute richieste, sia stato contattato il numero verde. Ad oggi l'AMAP non è intervenuta. Il presidente specifica che è opportuno che l'AMAP intervenga per valutare se il danno sia imputabile all'azienda o sia a carico dei privati. Spesso c'è un'ostruzione nel possesso del palazzo per cui il danno è dei privati, ma già in un problema igienico sanitario l'AMAP deve intervenire, e poi se hanno fosse a carico dei privati addebitare ad essi la spesa per la riparazione. Ribadisce la sua posizione, ovvero che trattandosi di un problema igienico sanitario l'AMAP deve intervenire urgentemente ed invita il consigliere a produrre anche al sindaco, all'ASC e ai vigili urbani in modo da fare squadra affinché possa essere ascoltato. Il presidente informa di avere partecipato ad una delegata dal presidente Sant'Angelo e l'assessore Marano, i presidi delle scuole del sindaco. L'oggetto era l'assembramento davanti alle scuole da parte dei genitori, perché l'emergenza sanitaria si protrarrà. L'amministrazione sta cercando di dare gli strumenti. L'amministrazione è dotata di distanziatori per creare un percorso dove i genitori possano accedere alle dovute distanze, e ha fatto convenzione con il volontariato, per cui i volontari saranno a disposizione delle scuole. In più vi sarà anche la presenza dei vigili urbani, non in maniera costante perché il corpo dispone di poco personale. Occorre la collaborazione dei genitori. L'assessore Marano ha voluto coinvolgere anche mettendo la conoscenza di questo percorso intrapreso dall'amministrazione. Chiede la parola al consigliere Lardi, che evidenzia che si è in zona rossa e dove vengono penalizzati i ristoratori e commercianti, mentre i mercatini rionali sono affollatissimi. Sauriti gli argomenti, alle 10.20 il presidente chiude la seduta. Allora, perfetto, dottoressa Calderone, possiamo porlo ai voti? Ai voti. Sempre, va bene. Sempre per appello nominale. Sì. Allora, poniamo ai voti il verbale del 25 gennaio 2021 per l'approvazione. Sant'Angelo. Approvo. Gulemi. Favorevole. Adelzio. Favorevole. Bruschetta. Approvo. Ilardi. Favorevole. Rester. Favorevole. Quartararo. Favorevole. Rappa. Favorevole. Tarantino.
Favorevole. E Terranova. Favorevole. Allora, il verbale è approvato con 10 voti favorevoli. Perfetto, grazie dottoressa Calderone. Prego. Gentilmente, può predisporre la mia uscita, grazie. Sì, fatto. Grazie, buona giornata, buon lavoro, arrivederci. 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 Allora, proseguiamo con i lavori. Credo che si deve dare continuazione alla lettura, se è disponibile, ad esempio, il consigliere Buschetta, del parere che stavamo leggendo ieri. Un attimo che lo devo prendere, Presidente. Eravamo arrivati, Presidente, all'articolo 9 da leggere. Perfetto, continuiamo. Versamenti. I gestori delle strutture ricettive, i titolari di locazioni brevi, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, sono tenuti a versare per ciascuna struttura al comune entro le prescritte scadenze 15.4, 15.7, 15.10, 15.01 l'imposta di soggiorno per coloro che hanno alloggiato con pernottamento presso la propria struttura nel trimestre precedente oggetto di dichiarazione. L'imposta è versata con modello F24 tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo trimestrale dell'imposta è inferiore o pari a euro 5, ai sensi dell'articolo 1,168, legge 2712 del 2006, numero 296 e simili. Sulle somme dovute, non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi nella misura indicata dal regolamento generale delle entrate comunali e le sanzioni previste. I tardivi, gli omessi o insufficienti pagamenti alle scadenze previste possono essere regolarizzati mediante l'istituto di ravvedimento operoso, sempre che non siano gli stati notificati, non siano stati già stati notificati relativi avvisi di accertamento con le modalità disciplinate dallo specifico regolamento comunale approvato con delibera comunale 838 del 23/11/2017. Esenzioni. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno previa presentazione di apposita documentazione i minori entro il dodicesimo anno di età, nell'esercizio delle loro funzioni di autisti, di pullman, le guide, i traduttori, gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo composti da almeno 15 persone e gli accompagnatori scolaresche nella misura di un accompagnatore ogni 15 alunni. I pazienti in trattamento sanitario ricoverati in dei hospital presso strutture sanitarie del territorio comunale, coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie in ragione di due accompagnatori per paziente. Le persone disabili con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3,3 della legge 104/92 della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri, le scolaresche e gli studenti universitari fuori sede di età non superiore a 26 anni iscritti all'Università degli Studi di Palermo previa esibizione della documentazione attestante la regolare iscrizione. I soggetti designati a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché l'emergenza conseguente a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario. I giornalisti e gli agenti di viaggio che partecipano a trap ed education tour organizzati o ospitati da tour operator, vettori o amministrazione comunale. L'esenzione va autorizzata dall'ufficio turismo del Comune di Palermo.
soggetti a qualsiasi titolo dell'amministrazione comunale, previa autorizzazione all'ufficio turismo. Per il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel testo unico di pubblica sicurezza del 18 giugno del 1773 e dal successivo regolamento di esenzione di cui 6 maggio 1950, numero 635. L'applicazione delle esenzioni, ad eccezione di quelle di cui al punto 5, è subordinata alla compilazione ancora dell'apposito modulo da consegnare alla struttura nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento europeo 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 simile codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'aggiornamento dell'ordinamento nazionale al regolamento europeo numero 2016/679 del Parlamento europeo del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 9546 dell'Unione Europea. Articolo 11. Rimborsi. Ai soli gestori delle strutture ricettive in regola con gli adempimenti previsti dal presente regolamento è riconosciuta una percentuale pari al 10% dell'imposta versata destinata al rimborso delle spese pagate alla società interbancaria per l'incasso della stessa mediante carte di credito bancomat e alla compartecipazione forfettaria alle spese gestionali ed assicurative. La percentuale di rimborso che il gestore vorrà richiedere per il 10% dell'imposta versata verrà erogata dall'amministrazione comunale in favore dello stesso entro i termini previsti dalla normativa vigente al ricevimento della fattura elettronica. In caso di gestore soggetti passivi IVA, operazione esente IVA esente il comma 1, ricevuto fiscale, in caso di gestore con soggetti passivi IVA, non dovrà pervenire annualmente, che dovrà questa cosa, dovrà pervenire annualmente, improrogabilmente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. I gestori che registrano un versamento trimestrale imposta di soggetti giorno superiore ad euro 2000 potranno presentare trimestralmente la fattura elettronica o la ricevuta non fiscale necessaria ai fini del riconoscimento del rimborso. Ai soli gestori delle strutture ricettive in regola con gli adempimenti previsti dal presente regolamento potrà essere riconosciuto un ulteriore percentuale pari al 10% dell'imposta versata per sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per il mantenimento dell'accoglienza e del decoro della struttura o per la realizzazione di un progetto condiviso tra più gestori associati in regola con gli adempimenti prescritti che valorizzi in maniera esemplare il servizio turistico cittadino. In quest'ultimo caso, qualora l'amministrazione comunale valuti il progetto particolarmente meritevole, potrà decidere di cofinanziarlo ai fini del riconoscimento quest'ultimo ulteriore 10%. Nel caso in cui la quota richiesta sia pari o inferiore ad euro 5.000, è necessario che il gestore presenti ai fini del riconoscimento del rimborso una preventiva comunicazione che dovrà essere sottoposta ad apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale per l'effettuazione dell'intervento richiesto. Nel caso in cui la quota dell'ulteriore 10% spettante sia di importo superiore ad euro 5.000 ai fini del riconoscimento dello stesso, è necessario che il gestore concordi preventivamente con l'amministrazione comunale il tipo di intervento da effettuare e lo stesso dovrà essere opportunamente documentato. I rimborsi di cui al presente articolo verranno erogati solo per importi superiori a 5 euro, ai sensi dell'articolo 1,168 legge 2712/2006 numero 296 disposizioni in tema di accertamento. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 numero 296 di cui
all'articolo 1,792 della legge 27 dicembre 2019 numero 160 e simili, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nel rispetto delle disposizioni di legge sulla privacy, l'amministrazione con l'esenzione di spese e diritto può utilizzare i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione da parte dei soggetti passivi di imposta non pagata, invitare i gestori delle strutture turistiche ricettive e i titolari di locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti necessari ai fini dell'accertamento, inviare ai gestori delle strutture turistiche ricettive e titolari di locazioni brevi questionari relativi a date e notizie specifiche riguardanti l'accertamento, disporre controlli amministrativi anche tramite il corpo di polizia municipale presso le strutture ricettive, le sedi e le unità locali operative degli altri soggetti di cui all'articolo 7 del presente regolamento, richiedere ad altre amministrazioni pubbliche informazioni e documenti ritenuti utili. Articolo 13. Sanzioni. Le violazioni al presente regolamento commesse dal gestore della struttura ricettiva o da altri soggetti assimilati sono punite con le seguenti sanzioni amministrative. Per l'omesso o infedele presentazione della dichiarazione articolo 8.6 del presente regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'importo dovuto. Per l'omesso ritardo parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 97 471. Le sottoindicate omissioni o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto del 2000, numero 267 agosto 2267. In caso di omesso svolgimento delle procedure di accreditamento previsto articolo 8.1 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa previste per tutti gli adempimenti commessi. Per la violazione all'obbligo di informazione articolo 8.2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100. Per la violazione all'obbligo di informazione articolo 8.3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50. Per l'omessa applicazione di cui articolo 8.7 del presente regolamento, le prescritte scadenze, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di 100 euro. Per l'omesso tardiva presentazione del modello 21 di cui l'articolo 8.12 del presente regolamento alle prescritte scadenze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 numero 689. L'irrogazione della sanzione amministrativa non esonera l'assolvimento degli obblighi prescritti. Articolo 14. Sanzione amministrativa. In caso di mancata o errata indicazione del CIR, di cui articolo 7 del presente regolamento, l'amministrazione comunale procederà all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 267-2000. Riscossione coattiva. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni di interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore. La riscossione dell'imposta potrà essere effettuata in forma diretta o con diversa modalità prevista dalla legge da affidare a soggetti esterni. Articolo 16. Eccedenza di somme versate. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto dal gestore della struttura turistico-ricettiva o dal titolare di locazione breve entro il termine di 5 anni dal giorno dell'avvenuto pagamento. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista
dal regolamento generale delle entrate comunali con decorrenza al giorno in cui è stato eseguito il versamento. Non sono eseguiti i rimborsi per importi inferiori o pari a euro 5, sensi articolo 1,168 della legge del 27/12/2006, numero 296. L'eccedenza del versamento dell'imposta di soggiorno rispetto al dovuto può essere recuperata mediante compensazione con i versamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Per procedere alla compensazione è necessario compilare apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione. Articolo 17. Applicazione di nuove tariffe. L'applicazione delle tariffe allegate al presente regolamento decorre dall'inizio del secondo trimestre successivo a quello di esecutività dello stesso. Le stesse potranno essere modificate con successivi atti separati. Sono esenti dall'applicazione delle nuove tariffe approvate con il presente regolamento i turisti che, organizzati in gruppi da tour operator nazionale ed estero, hanno sottoscritto contratti in data anteriore all'entrata in vigore di tale regolamento. Articolo 18. Contenzioso. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 546. Articolo 19. Comunicazione. Ai sensi dell'articolo 13 commi 15 e 15 quater del decreto legislativo numero 201 2011 convertito in legge 214 2011 e simili, presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze. Articolo 20. Disposizioni finali. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti e dei regolamenti comunali. Le disposizioni regolamentari potranno essere superate per sopravvenute disposizioni di legge in materia che siano le stesse incompatibili. Per i fatti accaduti precedentemente all'entrata in vigore del decreto legge 19 maggio 2020 numero 34 convertito con modificazione con la legge numero 77 del 17 luglio 2020 si applicano le disposizioni vigenti al momento i fatti stessi. Presidente, questo è l'allegato 1. Mi sente? Sì, certo, Saverio. Poi c'è, se non erro, c'è l'allegato 2, non so adesso. Diciamo. Sì, scritta, sono solo delle tabelle, sono quattro righe. Non so, Presidente, lo prendo allora un attimo. Sì. Allegato 2, sì, allegato 2 sono tariffe imposta di soggiorno. L'imposta è applicata fino a un massimo di 4 per nottamento secondo le seguenti misure. Tariffe indicate per persona e per notte. Struttura alberghiera 1 stella 1 euro. Struttura alberghiera 2 stelle 1,50 euro. Struttura alberghiera 3 stelle 2 euro. Struttura alberghiera 4 stelle 2,50 euro. Struttura alberghiera 5 stelle 4 euro, struttura alberghiera 5 stelle lusso 5 euro, struttura extra alberghiere, immobili abitati a uso abitativo per periodi inferiori a 30 giorni, altre strutture a esse assimilabili 2 euro. Presidente, questo diciamo è il parere. Presidente, chiedo la parola. Presidente, chiedo la parola se è possibile. Sì, dico, abbiamo concluso la lettura, giusto? Sì, è conclusa, quindi non so, prego. Posso, prego, Presidente? Sì. Sì, e dico, abbiamo letto il parere, per me mi sembra giusto manifestare
la mia intenzione di voto. La mia intenzione di voto è votare contrario e spiego le motivazioni. Dico, stiamo trattando un parere che riguarda l'imposta di soggiorno. Giustamente trattiamo l'imposta di soggiorno che naturalmente riguarda il settore turistico alberghiero. Dico, sarebbe stata una cosa giusta devolvere l'importo dell'imposta a favore delle strutture alberghiere e ricettive in questo periodo di crisi profonda del settore, dove le strutture sono realmente al collasso. Andare a dare una percentuale del 10% sull'imposta sembra proprio un contentino che potevano fare a meno di proporre. E Presidente, non mi si venga a dire che l'introito della tassa di soggiorno è fondamentale per le casse comunali o per andare a rivalutare o sistemare o riqualificare le aree vicine alle strutture, perché non ci credo. Altri comuni come Siracusa, come Noto, e parliamo Noto, la capitale del barocco, lo sappiamo tutti, ha abolito totalmente l'imposta negli ultimi 6 mesi dell'anno scorso, quindi con delibere di maggio, sia Siracusa che Noto, in virtù della crisi economica attraversata dal settore, hanno abolito l'imposta di soggiorno per cercare quantomeno di invogliare i turisti maggiormente a frequentare quelle città. In altri comuni si sono mossi nel devolvere l'imposta a favore delle strutture così colpite dalla crisi. Noi invece ci accingiamo ad approvare un regolamento dove dà un contentino del 10% rispetto a quello che può essere l'introito. Quando per esempio su un'imposta di un incasso di 5 euro, il 10% è 50 centesimi su 5 euro, e magari chi deve andare a pagare con un bollettino postale al tabacchino dove gli chiedono 2 euro. Dico, questo è il paradosso. Dico, Presidente, poi io non ho mai visto una rendicontazione dei lavori effettuati di riqualificazione tramite l'incasso e l'introito delle imposte di soggiorno, quantificando l'importo incassato, i lavori effettuati, l'importo dei lavori per la riqualificazione delle aree vicine alle strutture alberghiere. Quindi io per tutti questi motivi voterò contrario il parere, perché era una cosa opportuna fare uno sforzo in più, come hanno fatto altri comuni che non sono certo ricchi o virtuosi rispetto alla nostra amministrazione negli ultimi 6 mesi dell'anno scorso, oppure addirittura devolvere l'introito a favore delle strutture che attualmente stanno attraversando un periodo di profonda crisi, Presidente. Questa è la mia linea, Presidente. Sì, consigliere, io per carità non... tu fai giustamente... La bella battutina, metti a bella lagna. Ti fai riferimento a questo momento, diciamo, di crisi anche economica, però è chiaro che questo regolamento diciamo c'è da sempre, va. Poi è chiaro che a discrezione di ogni amministrazione, nella fattispecie dell'amministrazione comunale, dico, fare una normativa che magari posticipi o congeli questo tipo di... Ma questo è un altro ragionamento rispetto al regolamento che comunque va discusso. Non possiamo entrare, cioè dobbiamo entrare nel merito del regolamento, però se parliamo di diciamo che è un momento difficile, sono d'accordo con te, però noi dobbiamo entrare nel merito del regolamento. Poi se l'amministrazione decide di di congelare questa tassa di soggiorno, perché sono tributi locali che tu sai meglio di me, l'amministrazione fa fede proprio per motivi di bilancio, così come altri regolamenti dei tributi, che la Tari,
la tassa e quant'altro. Poi questi sono altri tipi di ragionamenti che dobbiamo fare. Quindi entriamo nel merito del regolamento stesso, se va bene o no. Poi se dobbiamo come dire, fare una battaglia perché al momento non sembra il caso di far pagare la tassa di soggiorno o perlomeno come dire, posticiparla, questo è un altro tipo di ragionamento. Però ripeto, ragioniamo sul tipo di regolamento, se va bene o no. Ci sono altri interventi? Sì, Presidente, sì. Allora, se posso. Prego. Sì, innanzitutto sono d'accordo con il collega Quartararo. Poi volevo aggiungere, per il momento in una crisi così economica, con un momento di questo Covid-19, anziché di incrementare, incentivare sul turismo, andiamo a chiedere la tassa di soggiorno. Io intanto non la chiederei neanche dopo, nemmeno l'avrei chiesta neanche prima, perché così poi devi solamente incrementare il turismo. Perché quanti turisti ci sono che si lamentano, si dice sono 5 euro, sono 10 euro. Mi sembra, caro Presidente, scusi il mio aggettivo, sembra un pizzo autorizzato. Cioè, non funziona così, Presidente. Se noi però, dobbiamo... consigliere, io poc'anzi ho detto entriamo nel merito del regolamento. Poi, Presidente, io nel merito del regolamento... Qua non dica se entrando nel merito del regolamento. Che sta facendo che non è giusto pagare le tasse, eppure non sono d'accordo. Dico, facciamo un ragionamento sul regolamento. Io faccio il mio ragionamento, lei faccia il suo, io faccio... Andiamo a pari di tasse. Dico, lei pure io sono d'accordo non pagare le tasse. Perché quando si prenota una vacanza, già le tasse già ci sono... sulla vacanza. Questo è un regolamento che esiste da anni. Non sono d'accordo con questo, caro Presidente, perché se io vado a pagare le tasse, già pago la tassa di soggiorno automaticamente. Presidente, l'introito della tassa di soggiorno dovrebbe essere impiegato per riqualificazione dei luoghi di interesse turistico monumentale. E per le strutture alberghiere, nelle zone delle strutture alberghiere. In realtà questo introito viene usato come tappabuchi, Presidente. In realtà è questa l'introito, perché io non ho mai visto una rendicontazione. Per esempio, Comune di Palermo ha incassato 3 milioni di euro di introito della tassa di soggiorno. Questi 3 milioni di euro sono stati spesi per riqualificazione dell'area prospiciente villeggero, dico un esempio, non voglio citare strutture. Non c'è stata una rendicontazione, perché in realtà queste somme vengono utilizzate come tappabuchi, Presidente, la realtà è questa. Posso, Presidente? Prego, consigliere Bruschetta. Scusate, dobbiamo sostituire nel frattempo, perdonami Saverio, la consigliera Rappa che è uscita con il consigliere Adelfio, era già scrutatore. Adelfio è scrutatore, Terranova è scrutatore, consigliere Tarantino. Va bene. Prego, consigliere Bruschetta. Presidente, noi abbiamo finito adesso di leggere questo parere. Io chiederei almeno, diciamo, un giorno di riflessione anche nei confronti di tutti i consiglieri, di chi non ha parlato, anche per magari appunto leggerlo attentamente, verificarne magari appunto il contenuto al di là appunto del pensiero di ognuno, proprio per ritenere opportuno o meno per votarla, appunto avere questa possibilità, se è possibile. La ringrazio. Non lo so, dico, se c'è qualche altro consigliere che sposa, diciamo, il pensiero del collega, io sono disposto a, come dire, a... Presidente, io posso... Sono d'accordo anche, dico, se la mia linea, dico, già l'ho espressa, però, dico, ciò non toglie di voler effettuare anche degli ulteriori approfondimenti, quindi io mi allineo al pensiero del collega Bruschetta, se è possibile... votarlo domani, quindi poter quantomeno fare degli approfondimenti e delle ricerche ancora più approfondite. Vabbè. C'è qualcun altro che si vuole associare alla proposta del consigliere Bruschetta?
Vabbè, allora accettiamo il suggerimento, quindi posticipiamo magari a domani con dichiarazione di voto dei consiglieri. Va bene, ok. Allora io alle 10:10 chiudo la seduta. Va bene. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Grazie, arrivederci.